Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo. Vedete che apriamo con la faccia di un bambino ben disegnata. Il titolo si legge al contrario perché non ho l'effetto specchio, ma è Mario Visits Australia. L'autrice è Deirdre Hill. Vedo che la prima che è arrivata a connettersi a mia madre, quindi devo svelare il trucco. Diciamo, Mario sono io e Deirdre Hill è mia nonna, che è una scrittrice. Io sono un nipote d'arte, diciamo così, una scrittrice australiana. Una scrittrice australiana che, quando io andai in Australia nel 1973, colse l'occasione per raccontare questo bambino, ero io, agli altri bambini australiani, con le mie difficoltà di integrazione, il fatto che non parlassi l'inglese, proprio per spiegare la complessità, diciamo così, e il tema della differenza nella scuola e nelle istituzioni australiane. Tempo ne è passato, ora per fare i libri sulla differenza e per la non discriminazione ci fanno i libri gender. Mia nonna invece molto semplicemente raccontava Mario, appunto, nella sua visita in Australia. Fatemi salutare Giovanni Fiori, che è appena arrivato, è il nostro candidato presidente di Ostia, municipio Roma 10, ieri protagonista di una bellissima iniziativa di avvio di raccolta firme. Capirete perché tra poco questo libro scritto da una scrittrice australiana che mi ha regalato tramite mia madre la cittadinanza australiana e dunque il mio doppio passaporto, ha molto a che fare con la puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Intanto l'avete visto, dopo lo riprenderemo dopo aver letto la pagina del Vangelo di oggi e affrontato il tema della puntata di oggi, che è quello che Augusto Cosentino sintetizza in sistema generalizzato, è fatto deflagrare da un italo inglese di cui tra poco parleremo. Siccome sono italo australiano, è proprio questa esperienza, grazie a mia nonna, di aver vissuto in Australia, di essere stato nelle istituzioni scolastiche e universitarie australiane, mi ha formato come testa in maniera non italiana. Vi racconterò perché tutto questo ha a che fare con quello che oggi leggete sui giornali, in particolare sui concorsi nella università italiana. Prima però fatemi salutare Sara Deodati, Vittoria Rossi, Paola Perissinotto, Paolo Ruotolo, Gasperina Anna Ligiato, Alessandro Margiotta e Cristina Zaccanti, che è arrivato per un saluto. C'è Danilo Leonardi, buongiorno a tutto il popolo della famiglia. Danilo Bassan del PDF di Padova, c'è Angelica Bosio, salve popolo, bellissimo. C'è Guido Pianeselli, che avete conosciuto a Riolo perché era quello che stava al banchetto dei tesseramenti, quindi adesso è una star nazionale oltre ad essere un importante dirigente del PDF di Roma. C'è Roberta Basta, che saluto, Mario Cambuli, Leonardo De Stefano, Silvia Lucchetti, che ieri è tornata sulle frequenze di PDF TV con Mauro Rotunno, bella trasmissione, l'ho anche seguita, Andrea Cavenaghi, Paolo Ruotolo, Piera Giacometti, Francesco Dell'Acqua, Massimo Pistoia, Pippo Imbesi, e mi dicono che faccio l'appello, però il saluto è collettivo ed è un abbraccio a ognuno di voi. La persona che ha bestemmiato è qui e sta per ascoltare la parola del Vangelo che utilizziamo proprio diciamo così, come pulizia morale, igiene morale. Comunque, se sei qui adesso ascolterai il Vangelo e questo sarà un bene per te. Saluto Bobac Falamachi, Alex Zino, sono tutti diventati ormai star dopo la festa di Riolo, vere e proprie star, ormai tutte ne conoscono anche le fattezze, nessuno ci dice ma Alex Zino, ma Bobac Falamachi, ma sono fake? No, adesso l'hanno conosciuto fisicamente. C'è Laura Terrana, la moglie di Nicola Di Matteo, anche lei star a Riolo Terme.
Valerio Musumeci, ciao Mario, che brutta vicenda questa dei prof, ne parleremo tra pochissimo. Andrea ancora, o ancora, da Bari, prossima tappa del Ocom Tour, o capiamo moriamo tour, sabato a Bari, anzi a Modugno, per la presentazione del libro. Paola Borrega, c'è Romana Cordova, la moglie di Emiliano Fumaneri, oggi protagonista di un bellissimo articolo, tra l'altro tratto dalla sua relazione fatta proprio a Riolo, che oggi trovate sul quotidiano La Croce, mi raccomando, seguite e sosteneteci. C'è Mauro Chialastri che dice: se fai l'appello non mettermi assente, divertentissimo. Alessandra Mondelli da Borgo Manero, anzi da Salerno, l'altro pezzo della mia radice, una è la radice australiana, eccola qua, la rifaccio vedere. Mario Visits Australia, il momento in cui io a 2 anni, nel 1973, viaggio e arrivo a Sydney, dall'altra parte del mondo, proprio da un papà salernitano peraltro. E l'altro pezzo di radice appunto è Salerno. Saluto Roberto Gramaccia, Orazio Filippelli, Massimo Cardito, Carlo Meconi, Giovanni Covi, Rosa Eleonora Gli Esposti, Enzo Fortunato, che tra l'altro è colui che sta organizzando a Bari la mia presenza per sabato. Stefano Sigliali dice: buongiorno, quanti capelli che hai? Io neanche uno. Però ti sei fatto notare per la foto più bella all'interno del video che Max Esposito ha mandato in onda a Riolo, con tutte le facce del popolo della famiglia, caro Stefano. C'è Barbara Moi, c'è Corrado Salonia, Andrea Icnusa, Serra, La Pongi non la vedo, Barbara Moi mi chiama La Pongi, ma La Pongi non la vedo. E andiamo a leggere i due versetti del Vangelo di oggi. Siamo nel Vangelo di Luca, capitolo 8. In quel tempo andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. La pagina del Vangelo semplicissima, poche righe, ma che tratteggiano intanto un Gesù duro, non il Gesù dell'iconografia, no? Diciamo, c'è tua mamma qui fuori, i tuoi fratelli, che vanno intesi come familiari, cioè Gesù non ha fratelli carnali, diciamo così. Maria ha avuto solo Gesù, però i cugini, i relatives, come si dice in inglese, ma lui è interessato ad avere come fratelli, avere come madre e come fratelli tutti coloro che ascoltano la sua parola. Questo è un elemento davvero bellissimo, allo stesso tempo durissimo, del profilo di Gesù, più di una volta nei confronti di Maria c'è questo tipo di durezza, che appare come durezza ma in realtà è semplicemente conseguenza dell'essere Gesù appunto figlio di Dio e qui chiamato a svolgere un ruolo ben preciso sulla terra, di cui lui progressivamente diventa consapevole. Interessante il tema della famiglia vista in questa ottica cristiana. A volte uno dice: no, il familismo cristiano. Eccolo qua Gesù, la famiglia è colui che ascolta la mia parola. Non sono venuto a unire ma a dividere, altro passaggio del Vangelo, ricordiamocelo sempre, insomma. E partiamo e entriamo nel familismo all'italiana, nel familismo amorale all'italiana, che è quello delle notizie di oggi. Peraltro io volevo parlarvi del caos all'Università di Firenze provocato da un ricercatore italo-inglese che ha incastrato un po' di decine di professori che si spartivano i posti nei concorsi, i posti da docente, assegnandoli ai propri fedeli, diciamo così, no? Ma stamattina, diciamo, a conferma del tema che volevo affrontare con voi, che è il decadimento dell'etica pubblica nel momento in cui dall'orizzonte di una società togli Dio, se togli Dio il fondamento dell'etica collassa e dunque diventa solo una guerra per bande, a conferma, diciamo, ulteriore, arriva una notizia di un blitz in Lombardia e Calabria con 24 arrestati e con il sindaco di Seregno in Lombardia, Edoardo Mazza, sindaco di Forza Italia, arrestato anch'egli per aver favorito le cosche in una serie di appalti. Ora, per carità, presunzione di innocenza sempre,
però è impressionante, se scorri la home page di qualsiasi quotidiano, adesso trovi in prima questa, la prima notizia è quella dell'impicci tra Lombardia e Calabria con l'Ndrangheta che ha infiltrato le istituzioni fino in Lombardia. Trovi la notizia dell'università dove i concorsi si spartiscono in questa maniera. Trovi l'inchiesta Consip con gli incroci tra governo e servizi segreti che mettono oggettivamente paura. Trovi il presidente della mia Juventus, Agnelli, condannato perché condizionato dagli ultra, anch'essi legati peraltro alla criminalità organizzata. L'impressione che si ha è che veramente non c'è ambito della nostra vita pubblica dove non ci sia il collasso di una dimensione etica forte, anzi proprio dell'etica in generale. Vedete, io quando sono andato in Australia, per questo stamattina ho voluto aprire con questo fatto, anch'io sono nipote d'arte per certi versi, no? Quindi sono legato a una tradizione di famiglia. Mia nonna era scrittrice, mi portò appunto nel 1973, andai in Australia. Questo è un libro che racconta la mia visita in Australia, la mia, diciamo, anche permanenza, il mio dover imparare l'inglese. 73, avevo 2 anni, no? Natale del 1973, ero un bambino molto piccolo. Poi tornai in Australia nel 79 e sempre bambino, e mi accorsi che il libro aveva avuto una certa diffusione. Mi ricordo il primo autografo, diciamo così, e lo ricordavo proprio mentre firmavo a Riolo tutte le copie di O capiamo o moriamo che gentilmente mi avete sottoposto chiedendo una dedica. La prima volta che ho firmato un libro che mi riguardasse è stato proprio in Australia nel 1979. Alessandra Mondelli dice il libro di Mario Bimbo lo voglio, diciamo che questo è un unico, credo sia un'unica copia nelle mie mani, non so veramente dove, forse un'altra ce l'ha mia madre, dovrei dare la caccia a mia madre. Cosa ha presi da quella visita? In Australia ha preso una serie di valori molto radicati in una società che era secolarizzata, però aveva un profilo di etica pubblica molto forte, anche un richiamo netto, serio a Dio, sempre nella dimensione pubblica, un po' all'americana per capirci, no? Quando ogni presidente chiude la sua concione dicendo God bless America, o sulle banconote trovate scritto In God we trust. Alla stessa maniera anche in Australia c'è, quindi una sorta di collante derivante appunto da un richiamo a un'etica religiosa che si trasforma anche in etica pubblica. E in effetti i casi di corruzione o di questo tipo di gestione della cosa pubblica in Australia sono impensabili, semplicemente impensabili. Andare a leggersi che la prima notizia è che l'Ndrangheta condiziona gli appalti dalla Calabria alla Lombardia, la seconda notizia è che l'università tutti si spartiscono i posti a prescindere dal merito e dicendo non conta se uno è bravo, conta di chi è, quindi tu ritirati, lo hanno detto a un italo inglese. Ora ripeto, proprio perché capisco pienamente, sono un italo australiano, so che un principio dell'etica pubblica di chi vive in un contesto anglosassone è diametralmente opposto a questo tipo di principio. Quindi quando sono andati dall'italo inglese, gli hanno detto al ricercatore italo inglese smetti di fare l'inglese e mettiti a fare l'italiano, intanto è una frase che trovo estremamente degradante per noi italiani, è veramente orribile, è una frase che è al limite dell'oscenità, perché essere italiani è essere altra cosa, in particolare nel regno del sapere, nel regno del dovrebbe essere presidiato dall'università. Andare a dire a un ricercatore, peraltro ultra quarantenne, stiamo parlando di una persona non alle prime armi, pieno di qualità, di pubblicazioni, smetti di fare l'inglese, mettiti a fare l'italiano, e l'ho trovata veramente, anch'io mi sarei oggettivamente ribellato come si è ribellato questo ricercatore, aprendo una pagina che è appunto l'inchiesta che avete trovato su tutti i giornali riguardante l'università. Fatemi salutare Nicola Di Matteo che ieri come al solito ha sacrificato se stesso, è stato 5 ore all'iniziativa dei nostri amici di Ostia, Giovanni Fiori, il nostro candidato presidente, è stato sostenuto da Nicola Di Matteo, che infatti abbraccia tutti gli amici del PDF, in particolare gli amici di Ostia. Ricordiamoci, giovedì
Ci sarò io invece a Casal Palocco, per sempre municipio Roma 10, faremo una presentazione di O Capiamo Moriamo e dalle 19.30 fino alle 22.30 raccoglieremo ancora firme per la candidatura di Giovanni Fiori, candidato presidente del Popolo della Famiglia in quella di Ostia. Allora, dicevo, questo collasso di etica pubblica, questo discorso per noi è molto importante, per noi del Popolo della Famiglia, quindi vi chiedo, non l'ho ancora fatto. Se puoi fare un mi piace e un condividi, potete farlo a questa diretta. C'è Ninnarello che mi ricorda il servizio di Rai 3 sui massoni. Ieri impressionante, l'ho visto anch'io. È un servizio, più che un servizio, una trasmissione presa diretta che ha evidenziato la radice massonica del male corruttivo. Attenzione, e noi lo diciamo, andiamo denunciando da molto tempo. Attenti alla massoneria in Italia. Non solo alle logge segrete, anche alle logge coperte, ma anche alla massoneria pubblica. Il male è molto spesso nel collasso dell'etica pubblica riscontrabile nella presenza massonica. Quando diciamo noi, quando vediamo Macron fare il discorso davanti alla piramide appena eletto e diciamo attenti, quelli sono simboli massonici, è qualcosa che non fa bene alla tenuta dell'etica europea, ci dicono che siamo dei cattoliconi. Che hanno le fissazioni. La massoneria non è un bene, le società segrete non sono un bene, il tipo di protezione che hanno dato ai loro iscritti non è un bene. Quello che accade è scoperchiato adesso anche dall'inchiesta della Commissione Antimafia del Parlamento. Ieri Nicola Gratteri, procuratore capo di Reggio Calabria, durante presa diretta, ha evidenziato e squadernato, non è un magistrato alla moda Nicola Gratteri, per esempio è un magistrato proibizionista sul tema della droga, quindi non è molto amato in tanti ambiti, doveva fare il ministro della giustizia, l'hanno messo da parte, perché è una persona libera, e ha evidenziato che il rischio dell'inquinamento massonico delle istituzioni è pesantissimo, dunque la massoneria andrebbe con chiarezza analizzata, studiata, indagata, se volete, perché è ora di dare un taglio al dominio massonico nel sistema pubblico e nella gestione dei fondi pubblici. Per il Popolo della Famiglia, lo scrivo oggi nella piccola sintesi che trovate in apertura di questa puntata, la proposta è quella di una commissione d'inchiesta. Quando andremo in Parlamento chiederemo una commissione d'inchiesta su come sono stati spesi i soldi pubblici in questo sistema di relazione, perché siamo convinti che questi sistemi di relazione, a cui non è estranea per esempio la CGIL di Valeria Fedeli, che non a caso oggi prova a minimizzare la vicenda dei professori di Firenze che impicciano e imbrogliano sui concorsi, dicendo ah, sono punti di marciume, ma non generalizziamo. No, caro ministro, te lo dice il Popolo della Famiglia, generalizziamo. Va generalizzato il sistema di assegnazione delle cattedre universitarie è esattamente quello di Firenze. L'unica differenza è che a Firenze è stato scoperto per il coraggio di un ricercatore italo-inglese, e di qua appunto l'esordio di stamattina, perché la mia esperienza in Australia mi ha aperto gli occhi da questo punto di vista. Un italo-inglese a cui hanno detto: smetti di fare l'inglese, fai l'italiano. E che non ha voluto cedere al ricatto che gli veniva posto: se fai l'italiano, al prossimo concorso tocca a te. Se non fai l'italiano e fai l'inglese e vuoi la cosa fatta a regola d'arte e precisa, selezionati attraverso merito, allora verrai escluso dalla possibilità di fare carriera nell'università. Questo è il tipo di ricatto sostanziale e continuo. Sostanziale e continuo. Che abbiamo osservato nel nostro paese. Danilo Leonardi dice: diamo ogni tanto merito al cambio di redazione a Rai 3. Esattamente, Danilo, volevo fare questo, dare osservazione e merito, visto la puntata di ieri presa diretta, davvero molto ben fatta, con notizie, con scoop, una volta tanto delle cose che non si sapevano, con le parole della Commissione Antimafia per la prima volta. In una trasmissione dunque di Rai 3, dove sono stati annunciati dei risultati, dei numeri che dimostrano che quando i massoni dicono non vi diamo le liste perché ci sono ragioni di privacy,
si può fare un'inchiesta quantitativa senza fare i nomi e si scoprono che dentro gli elenchi degli iscritti alla massoneria, elementi che i massoni negano, ci sono i condannati con 416 bis, cioè associazione mafiosa. Signori, questo è, vogliamo parlare dei dati di fatto? Questi sono i dati di fatto e allora merito alla trasmissione ieri di Rai 3, visto che insomma anche Danilo ci lavora, Popolo Famiglia dà assolutamente merito al cambio di direzione, andata via Daria Bignardi, qualcosa si è visto insomma nel cambio di direzione a Rai 3. Ottavio De Luglio è arrivato tardi, Federico Pieroni, è certo, la Fedeli è in Parlamento senza meriti. La Fedeli è in Parlamento perché è la moglie del senatore Passoni che è stato trombato alle parlamentarie del 2013 e dunque è stato compensato con la candidatura della compagna. È un sistema relazionale, è tutto un sistema relazionale e la CGIL, di cui la Fedeli è stata per decenni dirigente, è esattamente uno di quei sistemi, uno di quei soggetti che ha lavorato sempre e soltanto dicendo valgono quelli che hanno la mia tessera, non valgono se sono bravi o meno, contano quelli che hanno la mia maglietta. Ed è esattamente il sistema di Firenze generalizzato, caro ministro Fedeli, generalizzato, e voi della CGIL siete complici di questo sistema da sempre, nella compartecipazione dei CDA, nella compartecipazione alla gestione dei grandi ministeri e dei grandi enti pubblici di previdenza. Ci siete sempre stati voi, ovunque, con la spartizione che prevedeva l'eletto della CGIL. Non è neanche nepotismo, citato bene Danilo Leonardi, è sistema, ti metti la maglietta, con la maglietta di appartenenza ti prendi il posticino nel consiglio di amministrazione della RAI, quello del consiglio di amministrazione fa assumere i suoi in una gigantesca orgia che porta a decine di migliaia di dipendenti in un sistema dove probabilmente ne servirebbero molto meno, e questo in ogni passaggio della pubblica amministrazione, della gestione della cosa pubblica, nei ministeri, nell'istruzione, nell'università, nella gestione della previdenza, tutto identico, sempre si è proceduto così. A Consip, che gestisce appalti di miliardi, Renzi ha messo il renziano, poi il renziano non rispondeva più ai bisogni renziani, è successo il patatrac dell'inchiesta Consip. Allora, non è neanche più un manuale Cencelli, siamo oltre il manuale Cencelli. Il manuale Cencelli, caro Bobac Falamaghi che lo cita, era un manuale legato alla rappresentanza partitica, aveva persino un senso: se la politica deve gestire la cosa pubblica, la politica la gestisce assegnando secondo il peso dei diversi partiti. Qui siamo alle bande, non c'è rappresentanza democratica, sono bande. Mauro Chialastri lo sa benissimo, lo scrive: quante cariche dirigenziali sono politicamente indirizzate? Tutte, è così. C'è chi cita, come Danilo Leonardi, Moretti, che arriva a capo di Finmeccanica tramite CGIL e Trenitalia. È tutta roba nota, ma ne possiamo fare un miliardo di nomi. Ma noi vogliamo parlare della ragione. Perché c'è questo? Perché se tu espelli Dio dalla dimensione pubblica, se tu non hai più dietro di te Maria che ti guarda, il dolore di Cristo che del suo corpo raccolto da Maria sotto la croce, non è un valore, davvero un principio e un orizzonte che ti guida nella gestione della dimensione dell'etica pubblica. E paradossalmente, lo ripeto, l'ho vissuto in Australia, lo vivo quando vado in America, e in Italia invece lo vedo collassato. In Italia, la culla della cristianità, il posto dove dovremmo essere più radicalmente legati a una dimensione di etica pubblica che deriva dalla presenza di Dio, noi non lo vogliamo più neanche nominare, lo vogliamo espellere dal nostro orizzonte. E la conseguenza inevitabile di questa espulsione è il collasso di una dimensione etica pubblica. E allora se apriremo tutti i giorni i giornali e troveremo sempre questo, producendo peraltro assuefazione. Per noi ormai è tutto normale. Oggi la notizia è i 24 arrestati con un sindaco di Forza Italia. Adesso, stamattina, la notizia è appena arrivata, perché l'andrangheta condiziona gli appalti in Lombardia. Ce la consideriamo qualcosa di normale. Anna Russo dice: hanno scelto Mammona, esattamente così, hanno scelto Mammona. Saluto Giuseppe Focone, Popolo Famiglia di Napoli, ci vediamo con lui il 4 novembre a Napoli, appunto, per la presentazione
Dio capiamo moriamo, è arrivato anche Massimiliano Esposito, Antonio Soriato dice bisogna mettere persone fidate che non tradiscono i mandanti, ed è tutto così. Vogliamo parlare di università, a quel ricercatore gli hanno detto proprio mettete in fila, aspetti, gli hanno detto a 45 anni, amici miei, e quello ha detto fai l'inglese, gli hanno detto, e allora non passerai, fai l'italiano, adeguati al sistema e prima o poi toccherà a te. Signori, l'italiano non è questo, lo rifiuto questo tipo di principio, l'italiano non è questo, l'italiano è amicone, è simpatico, non ha le asperità molto spesso anelastiche degli anglosassoni, ma ha un forte senso della propria dignità e dell'etica nella sua radice. Certo, se gli togli la radice, se gli togli la radice, come dice Giovanni Fiori, citando Tommaso Moro, non può esserci l'uomo senza Dio. E la politica senza morale. Grande Giovanni Fiori, non abbiamo scelto per caso Giovanni Fiori a rappresentarci a Ostia, al Municipio Roma 10, anzi, per essere più precisi, perché è una persona di grande spessore. Grazie Giovanni per tutto il lavoro che stai facendo. Alberto Cerutti annuncia, lo annuncia pure a me perché eravamo un po' in ballo, che il 28 ottobre sarò a presentare O capiamo o moriamo a Novara. È una notizia data in diretta questa, per cui grazie Alberto di avermi dato dunque la location del 28 ottobre. Corrado vuole organizzare una presenza in Sicilia, sono a disposizione di tutti. adinolfi@gmail.com. Nicola Di Matteo si materializza come incubo di Giovanni Fiori, dice appena puoi chiamami, chiede Nicola. Saluto Federico Pieroni che dice moltissimi ragionano in questo modo e lo subiscono passivamente. Non dobbiamo, noi popolo della famiglia dobbiamo risvegliare rispetto a questo tema. In Parlamento chiederemo una commissione d'inchiesta sulla quanto è stato dilapidato di patrimonio pubblico per via di questo sistema di relazione che ha coinvolto CGIL, sindacati, partiti e massoneria, ed è purtroppo il male endemico di questo paese. Saluto Annecelli, mi sono perso la sua frase. Mauro Chialastri dice: i massoni rifiutano l'etica cristiana perché onestà, giustizia e rispetto per gli altri sono la base di tutto, secondo l'esempio di nostro Signore Gesù Cristo. Sono assolutamente d'accordo. Saluto Silvia Diana, Gabriella Maiglia, Gerardo Astore. L'italiano ha nel DNA, anche quando non è più consapevole, l'avvenimento di Cristo. Bellissima, bellissima frase, grazie Gerardo di averla condivisa qui con noi. Vorrei davvero avere l'ingenuità del bambino che ero nel 1973, in cui arrivavo in Australia senza sapere la distinzione, la differenza che avevo vissuto tra i miei due passaporti completamente diversi. Arrivavo bambino nel 1973 in Australia, ero un bambino italiano che doveva imparare l'inglese, altrimenti in Australia non riusciva a comunicare neanche con la propria nonna, scrittrice, che è appunto l'autrice di Mario Visits Australia. Imparavo. Piano piano mi integravo, accettando la loro lingua, evidentemente. Nel 79, quando ritornai poi in Australia, mi ritrovai a fare la piccola star, a firmare gli autografi su questo libro, che era diventato un simbolo della modalità con cui potevano convivere le differenze, e lo ripeto, pensate che oggi invece sulle differenze ci fanno i corsi gender, mentre invece magari andrebbero scritti libri come quelli che scriveva povera nonna, che ora non c'è più. Imparavo da una società profondamente legata all'etica pubblica che non bisogna mai approfittarsi di ciò che è di tutti. Tornavo in Italia e trovavo, ragazzi, trovavo la dissoluzione, progressivamente sempre peggiore. Noi abbiamo pensato nel 1992 con Tangentopoli di vivere una sorta di palingenesi. In realtà stiamo vedendo che è sempre peggio, è sempre peggio. La dimensione, purtroppo, dell'infiltrazione massonica, della gestione della criminalità organizzata, della gestione scellerata della cosa pubblica, del rapporto sempre più stretto tra principi di relazione e gestione dei denari pubblici, prescindendo completamente dal merito, come è fotografata perfettamente dalla vicenda dell'Ateneo a Firenze, credo che spieghi con convinzione per tutti noi cosa succede se espelli Dio.
dall'etica, se espelli Dio dall'orizzonte di un paese. Anna Russo dice: troppa corruzione negli alti livelli. Cos'è successo a questa nostra Italia? La base della massoneria è qui? Purtroppo sì, la massoneria qui è ovunque, ed è ovunque nel sistema pubblico, non è nei ministeri, nelle università, nelle banche, in Rai, nei gangli vitali del sistema pubblico, della sanità. La massoneria è dominante e non c'è nessuna inchiesta che lo racconta. Merito ieri davvero a presa diretta a Rai 3, il cambio di direzione ha fatto bene, come diceva bene Danilo Leonardi, perché ha fatto finalmente una trasmissione in prima serata su questo orrendo cancro che sta erodendo la società italiana. E pensate che al raduno dei massoni, proprio in piena inchiesta peraltro della commissione antimafia, ci si è presentato il vice ministro ai trasporti. Il vice ministro dei trasporti, di quanto sono bravi e belli i massoni, senza vergogna, mentre era in corso l'inchiesta della commissione antimafia, che avrebbe poi provato che nelle liste massoniche ci sono quantità di condannati, ad esempio in via definitiva per 416 bis. Appunto, cito proprio in questo momento il vice ministro, dico pure nome e cognome, il socialista Nencini, Riccardo Nencini, vice ministro dei trasporti e alle infrastrutture, ministero, insomma, l'ultimo che si chiama Altero Matteoli, ministro delle infrastrutture, condannato a 4 anni per corruzione, attenzione, per farvi capire qual è il clima. E abbiamo visto appunto, come dice Ninnarello, Riccardo Nencini, vice ministro in carica, andare a elogiare i massoni. Coraggioso Iacona, vediamo quanto la pagherà, dice Danilo Leonardi, staremo a vedere, dice lui, io l'ho tradotto così, insomma. Saluto Claudio Parisini, Sabino Sabini, gruppo preghiera Popolo della Famiglia, Giacomo Collotto, il PDF di Prato, Antonio Troia, Guido Pianeselli, il cardinale Ravasi li ha chiamati fratelli massoni, spero di non vedere questo testuale, perché non mi agito altrimenti. Nicola Di Matteo dice: prego tutti gli amici del Popolo della Famiglia di tutta Italia di attivarsi telefonando amici a far votare il 5 novembre per Giovanni Fiori, presidente del Municipio Roma 10. E prima ancora mi aggiungo al richiamo del nostro coordinatore nazionale a venire giovedì a Casal Palocco a firmare le liste per la presentazione di Giovanni Fiori a presidente del Municipio Roma 10 in rappresentanza del Popolo della Famiglia. Claudio Parisini dice: bene, andiamo a conquistare Ostia. Maria Marrosu dice: il clima si capisce dai risultati, viviamo nella precarietà e nel disservizio totale. Questo albero marcio, dice bene Maria Marrosu, produce frutti marci, è inevitabile, è ovviamente così. Federico Pieroni dice: qualche mese fa a Perugia c'è stata una tavola rotonda sulla massoneria in un albergo con la partecipazione del Gran Maestro e udite la partecipazione di una cattolica esponente dell'ecumenismo. E ormai, ragazzi, se non ci roviniamo con le mani nostre non ci piace, insomma, proprio, e purtroppo è assolutamente vero. C'è Prisca Vegni che dice: come al solito un saluto e una condivisione al volo. Ciao Prisca, vi chiedo a tutti un mi piace e un condividi alla diretta di oggi, capite quanto è rilevante quello che stiamo provando a dire alla signora ministra Vilera Fedeli, che ci dice che sono solo punti di marciume, non bisogna generalizzare. Noi rispondiamo: invece bisogna generalizzare e affrontare sul piano generale il problema del collasso dell'etica pubblica derivante dalla espulsione di Dio dall'orizzonte della nostra nazione, per far passo invece alle tessere, tesserine, affiliazioni massoniche o meno, comprese quella alla CGIL, di cui la nostra Valeria Fedeli è sicuramente un esponente tra le più note, e del sistema di relazione che peraltro ha permesso a Valeria Fedeli di diventare parlamentare di prima legislatura, vicepresidente del Senato vicario e poi ministro, sempre in questo filo di sistema di relazioni dove gli affidabili vengono premiati al dispetto della loro qualità. Perché così abbiamo avuto il paradosso assoluto che veramente fa ridere il mondo intero, di un ministro della pubblica istruzione che non ha fatto neanche l'esame di maturità, e come sapete è stato il Popolo della Famiglia a svelare questo piccolo particolare osceno, che forse fa dire davvero che il sistema è più che generalizzato, diciamo così, è ormai insito nei pensieri
di un sistema intero, che arriva persino a nominare ministro della pubblica istruzione un soggetto che neanche ha fatto l'esame di maturità. E questo in nome delle appartenenze e non mai in nome del merito, della qualità, della capacità delle persone. Prendiamo atto di questo. Maria Verità Boddi dice: non una ma 1000 condivisioni. Davvero oggi dovremmo fare 1000 condivisioni di questa diretta, perché le cose che stiamo dicendo credo siano, come al solito, con questa tonalità e questo punto di vista anche sull'orizzonte della presenza di Dio nella società, dette solo da noi. E dunque, se potete, invitate i vostri amici a seguire la diretta, se potete condividete questa nostra diretta di oggi sulla vostra pagina Facebook. Intanto comincia tra pochi minuti, o forse è già cominciata, la rassegna stampa di Padre Livio a Radio Maria. Noi, come al solito, abbiamo anche sistemato quel punto con Marco Invernizzi, spiegando le 5 cose che non bisogna fare con il popolo e la famiglia, e che Marco Invernizzi, improvvidamente, approfittandosi dell'ora che Padre Livio gli concede a Radio Maria, ha invece fatto insultando il popolo e la famiglia. Abbiamo dato la nostra risposta, per noi la cosa si chiude qui, siamo certi che questo tipo di insulto non si ripeterà mai più, ne siamo certi, lo dico con sapendo quello che dico, insomma. E Marco Invernizzi farebbe bene ad avere rispetto del popolo e della famiglia. Come dice bene Vittoria Polacci, giù le mani dal popolo della famiglia. Rinsaluto allora a tutti voi, proprio perché sta cominciando Padre Livio sulle frequenze di Radio Maria. Non voglio occupare il suo tempo. Saluto anche Vera Orsinger, che è appena arrivata alla nostra diretta. È arrivata persino Silvia Pardolesi, perché la conosco Silvia Pardolesi, insomma. E la saluto anche a nome di tutti voi. Per inciso, la puntata in cui c'è il primo minuto fatto da Silvia è la puntata record di questa stagione di Stampa e Vangelo. Non è proprio molto gratificante per me, però insomma, se c'è un altro lo premiate con l'ascolto massimo, insomma. Vabbè, prendo atto, diciamo così, prendo atto. Un abbraccio a tutti voi. Federico dice: mi spiace per Marco, conosco suo figlio e sono dispiaciuto, preghiamo per lui. Non ho capito bene di quale Marco, a quale Marco facciamo riferimento. Comunque mi unisco, saluto anche Giuseppe Annicchino, Silvia Lodà, Giancarlo Stival, Luigi Cazzola. E allora un abbraccio a tutti voi e andiamo a lavorare, come dice Nicola Di Matteo, subito a lavorare per Ostia, per Roma 10, per il municipio Roma 10, prossimo appuntamento delle sfide elettorali del popolo e della famiglia, con Giovanni Fiori candidato presidente. Saluto anche Alessia Biaggi, a Marco Invernizzi ci dà la Federica Peroni, va bene, certamente. Ma io ho subito detto anche nelle missive private che sono partite in queste ore che io ho cristianamente perdonato, però che non si ripeta più. Buon proseguimento anche a te, a Donatella Lotà, ad Anna Eccelli, ad Adriana Di Donato. Da Maria Nolfi una buona giornata, ci troviamo domani sempre alle 8 e qualche minuto qui a Stampa e Vangelo. Non dimenticatevi, con la bellissima Francesca Patuzzi che è arrivata a dare la buona giornata a tutti, di fare mi piace, un ultimo mi piace e un condividi a questa diretta di oggi, che credo abbia detto qualcosa di assai rilevante. Da Maria Nolfi una buona giornata a tutti. Si ricorda, per le firme, i cittadini di Ostia e di tutta Roma 10, quindi di Ostia, Palocco, Acilia, Malafede, Infernetto, Castel Porziano, che giovedì ci vediamo a Casal Palocco per fare ancora raccolta firme a sostegno della candidatura presidente di Giovanni Fiore, dei 24 candidati al Consiglio Municipale del Popolo della Famiglia. Da Maria Ninolfi una buona giornata a tutti.